Ministro della Campania. Questo è, per dirla con il dottor Grassi, un'eccezione, no, di quella realtà del pianeta donna di cui parlava prima. Bene, la prima donna a salire dunque al vertice della segreteria generale della CISL Campania, la più giovane in assoluto che abbia mai guidato una unione sindacale regionale. La sua esperienza di rappresentanza ha inizio nel 1991. Numerosi gli incarichi ricoperti non solo dentro al sindacato, che è già stata componente del Consiglio Nazionale della CISL, ma anche in organismi istituzionali. È stata tra l'altro vicepresidente della Consulta Femminile della Regione Campania. Dal dicembre 2008 è vicepresidente dell'EBAC, Ente Bilaterale Artigianato Campania. Ha sempre dedicato particolare attenzione all'inserimento professionale dei giovani e alla conciliazione tra mondo dell'occupazione e impegni familiari. Un anno fa, nel discorso di insediamento alla segreteria generale, si è richiamata a tre punti chiave: moralizzazione dell'economia e della vita pubblica, umanesimo del lavoro, necessità di concretezza e di politiche di medio lungo periodo. Ascoltiamo. Grazie veramente per l'affetto con cui mi accogliete, accogliete l'organizzazione che rappresento. Voglio ringraziare il tavolo della Presidenza per aver scelto la CISL. Credo siano troppi i complimenti che mi vengono fatti, poi vediamo se a fine lavori li meritiamo o meno. Io sono sempre dell'idea che le donne bisogna misurare sul campo, visto che il dottore Grassini diceva che loro, le donne, devono sempre dimostrare di più. Noi ci proviamo. E voglio ringraziarvi perché intanto mi piace la dimensione della comunità. Non è sempre così piacevole incontrare persone, questa è una bella dimensione. Noi siamo abituati a parlare nelle aziende, in questo momento purtroppo le assemblee ci sono e sono tante, ma sono assemblee che attengono alle crisi aziendali o alle crisi occupazionali, questo ovviamente non è sempre piacevole. E i ringraziamenti non sono formali, per due motivi. Intanto, dicevo, perché avete scelto la CISL. Voi sapete che la nostra organizzazione è un'organizzazione molto attenta alla dottrina sociale della Chiesa, è fonte dell'ispirazione di questo, della proposta di questa organizzazione, e il fatto che la CISL oggi si ritrovi a parlare di queste problematiche, il tema che trattiamo oggi è un tema importante, la povertà, e lo faccia il sindacato e la Chiesa, significa una cosa importante. Io partirei da questa osservazione per poi dire un'altra serie di cose. Significa che se ci sono due corpi intermedi, due organismi che si preoccupano di problemi che attengono alla vita delle persone, il sindacato da un lato con le proprie responsabilità e le proprie competenze, la Chiesa dall'altro, e il richiamo che veniva fatto all'enciclica Caritas in Veritate, riaffida a questi due corpi intermedi, a questi due organismi, il sindacato da un lato e la Chiesa dall'altra, un ruolo che in questi anni hanno continuato ad esercitare, ma la politica in qualche modo e le istituzioni pure hanno provato a svinire. Il Papa oggi dice, il Santo Padre dice in questa bellissima, in questo messaggio splendido che dà a tutta l'umanità: attenzione, abbiamo smarrito il senso, e dice al sindacato e alla Chiesa, quindi al mondo del lavoro e alla Chiesa, di recuperare il senso, di recuperare la direzione per tentare di tenere dentro le minoranze. Il tema, e quindi grazie veramente, e voglio ringraziare, e credo lo dobbiamo fare tutti, Antonello Scialdone, con grande affetto, con grande sincerità. Che tu presenti oggi e che io ho letto con grande attenzione, tra l'altro c'era stato anche un episodio, poi ho scoperto perché non mi era arrivato il libro, perché sono presi, lui mi ha spedito il libro, e siccome questo titolo è molto forte, Vivere la povertà, qualcuno ha pensato bene di sottrarmelo, e ovviamente lui era ben informato a chi avesse consegnato il testo, c'era nome, cognome,
Per cui ero anche in difficoltà nel dire a chi, insomma, aveva ricevuto il testo, ma scusa, so per certo che il testo ti è stato consegnato, però insomma poi quando ho letto il libro ho capito perché il testo non era arrivato subito nelle mie mani. Perché ti dobbiamo ringraziare tutti? Perché fai un salto di qualità. Consenti al sindacato, consenti alla Chiesa, ma io dico alla società civile, alla politica, alle istituzioni, e quindi veramente grazie. Il salto che si fa nell'analisi dettagliata, compiuta del tema della povertà è questo. Antonello Scialdone dice: usciamo da uno schema che è molto dirimente rispetto all'affrontare il tema della povertà. Dice: se continuiamo tutti a parlare di povertà come di un tema che va inquadrato nelle politiche sociali, noi commettiamo un errore enorme. Il tema della povertà, se deve essere affrontato in una visione più ampia, e cioè deve essere affrontato come tema che riguarda le politiche economiche di un paese, di una regione, in questo caso di una città, di una comunità. E quindi è importante questo messaggio, non è un messaggio qualunque, perché i dati che venivano dati, scusate il bisticcio di parole, l'elenco dei dati che venivano fuori dall'analisi spietata che faceva il nostro sociologo, non sono dati sui quali noi dobbiamo solo, rispetto ai quali dobbiamo prendere atto e dire, ha detto delle cose importanti. Se in 2 anni, dice il dottore Grassini, abbiamo perso 66.000 posti di lavoro, se in Campania il PIL non cresce da 3 anni, io dico da 50 anni, la regione Campania è l'ultima regione d'Europa, sono 50 anni che questa regione non cresce, quindi non 2 anni. Se dice che il tasso di occupazione femminile di questa regione non è elevato, ma anzi si sviluppa attraverso l'occupazione femminile un'economia parallela, ebbene, detto questo, noi non dobbiamo solo dire è una catastrofe, dobbiamo fare un'altra domanda: come siamo arrivati a questa situazione? Perché sono 50 anni che questa regione non cresce? Perché il tasso di occupazione di questa regione non cresce? Perché il tasso di disoccupazione di questa regione cresce? Perché il sommerso ci sovrasta? Perché siamo una delle regioni più povere d'Italia? Perché se non facciamo questa domanda a noi stessi, noi non arriviamo a comprendere perché rispetto ai campanelli di allarme che venivano citati, se è dal 2007 che l'occupazione cala, ma perché qualcuno non ha pensato bene di porre un freno a questo fenomeno di calo dell'occupazione? Allora, attenzione, perché dietro ai dati c'è sempre la denuncia di un problema. E noi proviamo ovviamente ad osservare questo problema dal nostro angolo di osservazione, cioè dall'angolo di osservazione di un sindacato che si pregia della propria autonomia e che, forte di questa autonomia, non fa politica, perché voi sapete che la CISL è autonoma, però con la politica dialoga. Allora, che cosa è successo in questi anni? Vedete, il rapporto Banca Italia, l'ultimo, ma io dico non l'ultimo, partiamo dal 2007, l'ultimo rapporto Banca Italia del 2007 e anche il rapporto della Regione Campania sull'economia, il famoso documento PASER di programmazione strategica economica di questa regione.